Buongiorno, questo è Frenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, lunedì 17 gennaio 2022. All'inizio di questa seconda settimana del tempo ordinario, noi ritroviamo ancora il primo libro di Samuele, che ovviamente ha una sua consistenza, 31 capitoli il primo libro di Samuele, 24 il secondo. E ci vogliono traghettare ovviamente all'interno delle vicende del regno. Come abbiamo visto, la premessa su Saul è stata abbastanza rapida e dal capitolo ottavo del primo libro di Samuele si chiede già un re e si apre sicuramente il ciclo di Saul, il primo re della tribù di Beniamino. Siamo circa tra il 1030 e il 1010 avanti Cristo. Ora, in questa seconda settimana che seguiamo sempre il primo libro di Samuele, ci orientiamo di più all'avvio della storia di Davide, il vero re, il vero punto di riferimento poi della storia di Israele come il re, anche quello che attraverso le profezie sarà sempre ricordato attraverso il suo discendente, il Messia, il figlio di Davide. Ora, in questa giornata, in questo giorno, vediamo il capitolo quindicesimo. È un passaggio molto importante perché come Dio aveva scelto Saul, adesso lo rigetta e c'è un motivo specifico e qui ci viene raccontato l'episodio e poi la parola del profeta Samuele che gli annuncia la decisione del Signore. In quei giorni Samuele disse a Saul: "Lascia che io ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte." E Saul gli disse: "Parla." Samuele continuò: "Non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: vota lo sterminio quei peccatori di Amalecite." Ma Saul non ha obbedito. Non ha obbedito perché Samuele ritardava e ritardando c'era il rumore della truppa che voleva dividere il bottino, ovviamente. E mentre Samuele, il profeta, aveva chiesto che tutto questo fosse soltanto consacrato al Signore. Allora Saul si difende e dice: "Io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato. E dice: ho condotto Agag di Amale, che ho sterminato gli Amaleciti, eccetera, eccetera." Ma poi la risposta di Samuele è bruciante: "Il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici, quanto l'obbedienza alla voce del Signore?" Ecco, l'obbedire è meglio del sacrificio. Cioè, rispetto alla obbedienza che esprime la dipendenza del fedele, in questo caso, nei confronti di Dio, non c'è nessun sacrificio che tu possa fare in via sostitutiva. E aggiunge: "Essere docili è meglio del grasso degli arieti." Il vero sacrificio dunque è la vita. E così conclude: sì, peccato di divinazione e la ribellione, e poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ha rigettato te come re. C'è una relazione che si interrompe, una relazione dove viene meno la fiducia, in questo caso di Dio, nei confronti del suo re, e Saul dipendeva completamente, ovviamente, dalla fiducia che gli aveva accordato il Signore. Un testo interessante perché c'è come una trasposizione tra una divinità che non accetta soltanto sacrifici, o meglio, accetta sacrifici nella misura in cui mediano l'atteggiamento della vita. E questo direi che è un elemento di grande riflessione anche per noi e anche per le nostre preghiere, che non possono essere sganciate da una vita conseguente, altrimenti non sono accolte. Così poi il Salmo 49-50, che è costituito quasi completamente di parola di Dio ed è una grande convocazione del popolo fatta dal Signore che ha concluso con questo popolo la sua alleanza. E infatti si dice all'interno: "Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle, chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora." Ecco qua.
E quindi se non si prende dalla nostra vita, il Signore non tiene molto conto neppure dei sacrifici. Il Vangelo continua le questioni che abbiamo visto un po' all'inizio, o meglio alla fine della prima settimana del tempo ordinario. Ci sono ancora delle questioni e degli scontri con le autorità giudaiche. Ci fermiamo per un attimo, ascoltiamo questo testo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: "Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?" Gesù disse loro: "Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi." Come abbiamo visto, dopo la presentazione dell'autorità di Gesù e la diffusione della sua fama, che non è una specie di marketing social, ecco, ma il Vangelo vuole sottolineare come le azioni di Gesù siano fin dall'inizio da tutti, dal popolo, riconosciute come i segni della manifestazione del Messia e quindi hanno una valenza teologica nella descrizione e anche nella ripetizione. Adesso, dal capitolo secondo, vediamo tutta una serie di scontri con le autorità giudaiche. Prima abbiamo visto la questione della remissione dei peccati, la chiamata di Levi e la condivisione con i peccatori. Adesso vediamo oggi la questione sul digiuno. La questione sul digiuno non è importante in se stessa, ma è importante in relazione alla tradizione. Cioè, tu, caro Gesù, sei dentro questa tradizione o ti senti al di sopra di questa tradizione? Perché? Tu pensi di poter essere un maestro che indica la via di Dio non rispettando quelle che sono poi le tradizioni che ci sono venute dai nostri padri? E infatti gli dicono, e notate l'argomento su Giovanni Battista: questi qua non avevano una grande, dicevano che era un demonio, attenzione, quindi utilizzano questo argomento contro Gesù, ma non perché abbiano particolare devozione verso Giovanni Battista, che anzi, ricordo il testo di Matteo 3, gli definisce razza di vipere e quindi ipocriti. Però che cosa utilizzano? Dice: "Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano?" Ecco fatto, quindi li mette insieme e utilizzano Giovanni Battista per anche dire: tu sei completamente di fuori. Già lui era abbastanza di fuori, ma tu sei veramente al di fuori. E Gesù però non scappa dalla domanda se sia o non sia all'interno di questa tradizione, ma gli dà una risposta che gli spiazza del tutto. Infatti dice: "Possono digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro?" Cioè, voi siete talmente ciechi che non vi rendete conto che sono cambiate le cose in tavola, che sono cambiate le situazioni, che c'è una presenza di un regno di Dio nella mia persona completamente differente. Ed ecco la morale che Gesù gli propone: nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. Ecco qua. Cioè, voi non potete pensare di portare avanti le vostre tradizioni senza conversione. Perché quello che Giovanni Battista ha detto e quello che io sto dicendo è che dobbiamo cambiare passo. Quindi non è la tradizione una cosa buona o cattiva, va benissimo, ma va assunta con lo spirito giusto. E lo spirito giusto è quello di aprirsi al rinnovamento che Dio chiede, in questo caso la conversione. Quello che voi non state facendo. Vino nuovo in odri nuovi, conclude.
E questo va bene anche per noi, cioè alle volte le nostre discussioni vertono su questioni molto importanti e molto giuste in sé, ma con lo spirito sbagliato, perché prima di tutto ci vogliono persone disponibili all'azione di Dio. Allora a quel punto poi ovviamente possiamo e dobbiamo anche vedere alle cose da fare, però in uno spirito ovviamente collaborativo e giusto davanti al Signore. Ho finito anche oggi, io vi ricordo che alle 10.30 è in uscito un nuovo episodio, un nuovo video del Coffee Break. Per quanto riguarda noi, io vi ringrazio dell'attenzione, della simpatia che avete verso questo canale, verso questa rubrica, diffondete quanto più queste cose se vi piacciono e poi per chi vuole ci vediamo domani. Grazie.